song to loving. Buonasera, buonasera. Ciao, ragazzi. Ciao, io mi presento Michael. Ciao, legno triste. Felice legno. Lorenzo. Michael. No, scusa, io sono entrato in casa. Aspetta, no, adesso non ti ho detto niente, guarda, non ti piace vedere. Metto qua sempre, sì, assolutamente. Ti avevo detto che venivano a trovarci per quell'annuncio del divano. Non sapevo stasera. E gli avevo lasciato le chiavi sotto il tappeto. Lorenzo, ragazzi. Ciao. Lorenzo. Ciao. Voi siete? Il legno. Il legno. Però mi ha detto legno triste, legno... Sì, lui dice legno triste e lui legno felice. Sì, abbiamo visto. Sì, mi avevi accennato questa cosina. Sì, ti avevo accennato, non ti avevo detto niente perché non ci siamo visti. Okay. Poi eravamo fuori, loro sapevano, arrivavano prima, gli ho detto ti lascio le chiavi sotto il tappeto. Sì, noi ci siamo accomodati, siamo aperti una birretta. Avete fatto bene. Questi, tra le altre cose, sono i divani dove dormirete. Ah, perfetto. Io ci sto bene, lui forse un po' più stretto. Va bene, lui starà con le gambe un po' forti. Chiocciola. Insomma, magari ve lo ripeto, non vi ricordate, noi diamo questi divani in affitto in cambio di canzoni, in cambio delle loro storie, ma anche delle storie di chi ce le racconta. Se qui facciamo uno scambio possiamo essere felici di contraccambiare, perché noi, voi a noi date un divano, noi a voi diamo... i ricordi e le nostre storie le teniamo qua dentro, nelle scatole, quindi... Bella questa cosa. Direi che è uno scambio equo. Sì. Dove parte Legno? Legno parte all'incirca un anno fa. Poco facciamo il nostro primo compleanno. Sì. Tra due amici che volevano condividere la musica e volevano in qualche modo far uscire dalla propria testa, le proprie scatole, quello che gli frullava in testa, le idee, le emozioni, le passioni, gli amori finiti. Diventate canzoni. Poi in più aggiungiamo che entrambi abbiamo sempre voluto mascherarci per diventare dei supereroi, sappiamo, tra virgolette, suonare e fare musica, allora si è detto, ma perché non diventare dei supereroi della musica? Io da bambino mia mamma mi vestiva sempre da Zorro, mi faceva schifo, scelgo un personaggio io, mi metto una scatola in testa e divento... È sempre bello tornare indietro nel tempo, sì. Una flessione toscana. Non abbiamo mai detto grandi cose su di noi, ma che siamo toscani non lo possiamo nascondere, non abbiamo mai nascosto che è impossibile, no? Quindi cosa dici? Io farei subito, sì, sono d'accordo. Con una canzone, almeno ci ascoltiamo qualcosa e poi magari parliamo un po' della canzone. Metto gli occhiali ma tu non ci sei. Rimane solo un cerchio alla testa. Ma ieri sera cosa ho fatto mai? Ho bevuto qualche gin per affogare la tristezza. Ho ballato solo un po' sul nuovo di Caparezza. Ma dimmi se domani ci sarai ancora. Dimmi se riesci a fare a meno di me. Dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. Ma dimmi se domani ci sarai ancora. Dimmi se riesci a far meno di me. Dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. Ora ricordo il casino, la festa, le luci strobo e lo chardonnay. E tu bellissima in fondo alla stanza, guardi e ridi proprio verso me. Ho bevuto ancora un po' per mascherare la timidezza. Abbiamo ballato solo un po' sul nuovo di Caparezza. Ma dimmi se domani ci sarai ancora. Dimmi se riesci a fare a meno di me. Dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. Ma dimmi se domani ci sarai ancora. Dimmi se riesci a fare a meno di me. Dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. E dimmi se per te vale lo stesso. È stato solo un attimo.
se riesci a fare a meno di me, dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. Ma dimmi se domani ci sarai ancora, dimmi se riesci a fare a meno di me, dimmi se domani sarai la mia droga che mi fa volare. Ma sei la mia droga, da cosa viene fuori? Cos'è? Perché? Ma intanto è il primo pezzo. Sei la mia droga è un brano fondamentalmente semplice. Parla di una relazione, di un ragazzo che in questa discoteca si innamora della più bella per lui, della festa, come era per tutti noi quando eravamo ragazzini. Veniamo da due forse concetti di, tra virgolette, almeno poi distantissimi, di fare musica, che sì, poi siamo molto simili, abbiamo bene o male gli stessi gusti. Però abbiamo due mondi diversi, due modi diversi di approcciarsi, quindi è bello il potersi confrontare e a volte anche scontrare. Forse è bello proprio questa la forza. Probabilmente sì. Cosa però all'inizio ci faceva paura. Ci faceva paura perché avendo due modi di pensare, di vivere anche la di musica, cantare. Anche di cantare in maniera diversa ci faceva un po' paura perché, cavolo, funzionerà, non funzionerà. Però proprio questa distanza che c'è tra noi due ha comunque trovato una giusta linea e una giusta coesione, per cui ci ha un po' sorpreso, perché dopo un anno, possiamo dirlo, siamo una piccola realtà che comunque suona, facciamo concerti, adesso certo, siamo in tour estivo, certo, e vediamo che c'è delle persone che vengono a cantare. Sì, è bello questo, la cosa sta creando un bel gruppo, sia tra di noi ma anche soprattutto tra tutti. Chi fa musica da tanto tempo è... Abbiamo l'idea, il concetto, penso anche voi, che ci vuole tanto tempo per far sì che le persone... cioè c'è sempre la paura che la tua canzone non arrivi alla gente. E si cercava, almeno quando si è suonato un po' tutti, di mettere delle cover mentre si faceva i pezzi propri, perché la cover un po' tirava, la gente conosceva il pezzo e poi tu ci mettevi nel mezzo le tue canzoni. È la figata di Legno è che tu puoi veramente esporre solo le tue canzoni, e la figata di Legno è che sotto la gente conosce le canzoni, ed è questa la roba figa, che siano 50 persone, siano 100, siano 200, ma la gente viene lì e sa dall'inizio alla fine. E questa cosa è... La roba che sta, la fortuna, il lato positivo di internet, no? Sì, esatto. Il piccolo lato positivo. Il piccolo non direi, cioè piccolo da una parte. Direi sì, perché piccolo perché c'è ammazzato anche tanta... tutto il resto. Sì, sì, certo, ha ucciso un po' tutto il resto, non solo nella musica ma anche in altri settori, secondo me. Ma più che altro chi ha saputo, diciamo... Chi ha saputo giocare con i social, parlo di Instagram soprattutto per noi, è una macchina di per farci conoscere, è stata una macchina fondamentale. Sì, anche perché poi secondo me quindi, è giusto quello che dicevo. Adesso i giovani, cioè i ragazzi più piccoli, si trovano molto su quella piattaforma, se non su Facebook, magari è più... diciamo che però è molto targettizzato, esatto, a una cerchia di... Però io penso che... Tu hai ragione quando dici che ha ucciso in qualche modo, ha bloccato tutto il resto, però è anche vero che se le cose vanno di pari passo, ovvero se io sui social mi faccio vedere, ma poi questo contatto virtuale lo rendo reale avendo un tour, andando a suonare in mezzo alla gente, allora tutto va di pari passo. Certo. È lì che sei, tra virgolette, vero. Ma si fa un'altra canzone. Vai. Ha voglia. Sì, d'accordo. Voglio sentire cosa ci fai sentire? Ma facciamo... Visto che si stava... Entrambi siamo molto vicini al cantautorato. Dedicherei il prossimo brano al più grande. Sì, domani ho l'esame. Per me è la notte prima dell'esame. È il sangue, È il sangue. Allora hai capito. Che va bene così, tra i tuoi difetti e confetti c'è il mio venerdì, la maglietta bianca, le tue lentiggini rosse.
se sono petardi nella notte. È inutile dirti che va bene così, tra un amaro e una domenica che ormai è lunedì. È inutile dirti che mi mancherai, che sei bella cazzo e non passi mai. E fumo un'altra sigaretta in questa casa che ora mi si allarga. Il cane non mi fa più festa, non mangia, guarda dalla finestra. E sotto le canzoni tristi dei cantautori di venditi. La 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 la. È inutile dirti che va bene così, ho ancora i tuoi fazzoletti stropicciati nei jeans, quelli che volevi dopo un film di James Dean, quando piangevi e mi dicevi e butta quella sigaretta, le spogliami facciamo in fretta, che il cane tanto non ci guarda, mangia spadiglia alla finestra, fammi restare un po' che aperta, come schillaci degli anni 90, colpiscimi con la tua bocca, resta senza la tua maglietta, e metti le canzoni tristi, le cantautori di venditi, la la la. Fuori il cane, la la la, la spesa è una scusa per uscire di casa, e non mi va di pensare, tra poco è Natale, che tanto lo so stanno male, e non mi va di parlare, di bere e fumare, ma voglio soltanto ascoltare le canzoni tristi, le canzoni di venditi. È inutile dirti che va bene così, tra i tuoi difetti e confetti c'è il mio venerdì. È inutile dirti che mi mancherai, che sei bella cazzo e non passi mai. È nel primo disco che avete fatto questo? Primo disco è nel titolo album che è uscito il 29 di marzo, che ha 10 tracce dentro. Le canzoni di Venditti, il primo pezzo è uscito come quarto pezzo, quindi poi okay, è stato inserito nel disco del quarto pezzo. Noi abbiamo fatto una trilogia, che è la prima parte, diciamo, del nostro biglietto d'avviso. Il biglietto d'avviso è stata una trilogia divisa in tre parti, con tre videoclip che raccontavano una storia. La prima è stata Sei la mia droga, poi Tu chiama l'estate, Mi devasto di te, e poi uscita. E questa era la parte della trilogia. Poi c'è anche un video, anzi andare a vederlo su YouTube, che racconta insomma di questa coppia, per questo legno e questa ragazza. Che per me quello è il video più bello, perché abbiamo un personaggio incredibile dentro. Ah, sì. A vederlo questo video. E poi questo è il quarto pezzo, che poi da lì, insomma, poi la voglia di, dopo la trilogia abbiamo avuto la voglia anche di fare un disco, e da lì è nato altri due singoli, e poi ci siamo ufficialmente messi insieme, ora ci sposeremo, faremo il secondo disco. Del Raffaele Dagnetto. Stiamo comunque già lavorando a canzoni nuove. Appunto, no, volevo chiedervi, ragazzi, ma direzione, che direzione sta prendendo? Prenderà il progetto Legno? Direzione, ma sai, cosa ti fa, scrivete, insomma, anche attualmente c'è comunque una fase di scrittura. Sì, sì, sì. Ma sai, la fase di scrittura non finisce mai. Anche quando avevamo finito il disco, sì, avevamo già scritto per un altro disco. Sicuramente questo progetto nasce principalmente per la voglia di suonare dal vivo. Abbiamo fatto tantissimi concerti in primavera e in estate, e quindi a breve, insomma, sicuramente suoneremo di nuovo. Abbiamo una Wing che salutiamo, sì, Plasma Concerto, okay. Ragazzi di Livorno, che hanno voglia di fare. Che insomma, sono bene, ci si trova bene, siamo una grande famiglia, e
quindi siamo sempre in giro, e lavoriamo al disco nuovo, sempre mille idee. Avete anche un'etichetta? L'etichetta si chiama Matilde Dischi. Matilde Dischi. Di Milano. Di Milano, piccola, dipendente, ma cazzuta. Ma che si dà da chi fare. Ha voglia, di, chi ha voglia di fare, ha voglia di. E che crede realmente nei progetti, nella musica che ascolta. Progetti emergenti. Che è una cosa importante. Sì, non cosa sottovalutare anche per il tempo. Rara, no? Certo. Perché certo. Comunque a volte avere lo squalo che è più grosso rispetto a un piccolo pesce non sempre è la scelta giusta. A volte il pesce piccolo ha più fame. Che vuol diventare grosso. Comunque devo dire che insomma sono piacevolmente sorpreso e contento. Mi dispiace che uno dei due prenderà questa... male sul divano, perché se lo meritavano, no? Alla grande. No, è vero. E poi tra l'altro noi, prendo un attimo la palla, perché comunque noi siamo in qualche modo legati a un divano che diventa un letto. Perché dopo l'uscita del nostro disco è uscito un singolo in estate, diciamo, singolo estivo. Si chiama All You Can Eat, che è stato fatto insieme a Divano Letto. Divano Letto che non è un cantante, no, ma è un inviato delle Iene. Però ha questa pace, questa passione per l'indie. Da lì ci siamo conosciuti, lui ci ha inserito nella sua playlist Spotify, ci siamo sentiti, siamo andati a Milano, ci siamo incontrati e abbiamo fatto un pezzo insieme. È stato tutto molto casuale, ma... Casuale, come questo progetto. Ritrovarsi a casa, dire boh, che si fa? Facciamola noi, poi si starà a vedere, si butta su Spotify e poi magari si suonerà due volte. Invece poi abbiamo fatto un sacco di date, un sacco di concerti, è nato un progetto, è nato un disco, poi delle collaborazioni, è nato effettivamente tutto a caso. Io non avevo mai programmato così poco. Poi dopo ti trovi a programmare, perché logicamente subentrano anche degli impegni seri e veri, quali concerti, tour e tante altre cose. Beh, che iniziano ad essere comunque in poco tempo abbiamo chiuso tante cose, un contratto editoriale con la Warner, abbiamo sponsor che hanno creduto in noi, esatto, Irene, San Montana hanno creduto sul progetto live. Senti, ma io andrei a prendere una coperta, un cuscino per loro, bellissimo. Così prima di fare il letto si sente un ultimo brano. Sì, dai, ascoltiamoci. E visto che tra poco manca poco, ho fatto un gioco di parole. Manca poco, diciamo febbraio. Sei, sono le tre, non dormo mai, in fondo tutte le strade ti portano da me. Hey. Martedì ce n'è coi miei, mangio ma non mi va, mia madre dice che sono diverso e che dovrei ingrassare un po'. Mercoledì yoga, giovedì sei sul divano da sola, guardi Sanremo in TV, ti vedo sei in déjà vu. Venerdì sera esco, ti cerco nel solito posto, ballo ma non riesco, ho tuo sapore addosso. Sabato sera sono ancora qui, ti cerco sul fondo di un altro gin, ma ti nascondi bene, sai come farmi male, baby. Sabato sera sono ancora qui, nelle tue storie sei il tuo lato B, mi fa stare bene, sai come farmi male, baby. Lunedì, dove sei? Sono le tre, ma ci pensi mai che in fondo tutte le strade ti portavano da me? Martedì e piatti da lavare, rivedo noi le nostre cene, il vino rosso dopo sotto le lenzuola, tuo padre che ti chiama non rispondere ancora. Mercoledì yoga, giovedì la Champions, la Roma, e tu che cerchi legno su YouTube, ti vedo sei un déjà vu. Venerdì sera esco, ti
cerco nel solito posto, ballo ma non riesco, ho il tuo sapore addosso. Sabato sera sono ancora qui, ti cerco sul fondo di un altro drink, ma ti nascondi bene, sai come farmi male, baby. Sabato sera sono ancora qui, mi scrivo su Tinder e ti trovo lì, ma ti nascondi bene, sai come farmi male, baby. Baby, baby, sai come farmi male. Sabato sera sono ancora qui, ti cerco sul fondo di un altro gym, ma ti nascondi bene, sai come farmi male, baby. Domenica sera vado via da qui, scrivo il tuo nome al cesso in autogrill, io mi nascondo bene, so come farti male, baby. Grandi ragazzi, guarda, ti ho portato un telino e un cuscinetto. Ragazzi, uno grazie, lo metto qui, uno lo mette qua. Niente, ancora io. Trovare ospitalità è importante. In questi oggi, anni di arrestio, no, dove si cerca sempre di dividere le persone. È bello che la musica riesca anche a unire, no? Il nostro intento è un po' stato questo quando abbiamo lanciato questo messaggio ormai un po' di tempo fa, e sono passati diversi artisti. Come se fosse una locanda della musica. È stata un po' la controprova del fatto che gli artisti girano e hanno una lira e non si voleva soldi, si voleva le loro canzoni. Bella. E le loro storie, tra l'altro, questa qua di legno è una storia. Dice Shanti, vita d'artista, vita da cane, senza una lira per settimane. Di legno è veramente una bella storia. Sì, un grande mondo. E dato che insomma ci hanno reso giustizia a questi divani. Più volte tocca a me pagare, noi, stasera paga lui. Noi vi lasciamo e avremo piacere di dedicarvi anche una canzone. Stasera la dedico molto volentieri io. Grazie. E insomma vi ringraziamo ancora di essere passati qua da noi, di esservi fermati qua. Ragazzi, grazie. È stato un piacere. Grazie ancora di tutto. Voi. Buonanotte. Buonanotte a voi. Grazie. Ciao. Passo stanco, occhio spento, incomincia ad albeggiare. Entro in casa, sguardo a letto e l'idea mi sfiora, ma neanche una doccia, e dalla porta mi bussano già. Non è mai tardi, sempre qualcuno per me aspetterà. È arrivata qua, è già qui in città. Mi presento, sono la celebrità. Mentre tutto qui va rotoli, io mi vesto ed esco come Alain Delon. Je ne sais pas pourquoi. Tra la gente e come un divo a Hollywood, a star. Ed ogni cosa mi è concessa, ebbene sì, la notorietà, popolarità.
popolarità. Potrei svendere anche la mia intimità. Mentre tutto qui va rotoli, io mi vesto ed esco come Alain Delon. Je ne sais pas pourquoi. Cada tutto, caschi il mondo, il whisky mi confondo, passeggiando tra la gente. Passeggiando un po' tra la gente.